Le sensazioni sono sempre positive all'inizio, lo è anche stavolta, sono 2 giorni che sono a Avellino, ovviamente mi sto ambientando con la casa e tutto quanto, il primo impatto con la società, con la squadra è stato buono, abbiamo subito iniziato a lavorare col preparatore in maniera tosta e le prime impressioni sono sicuramente positive. Aspetto una stagione ovviamente molto impegnativa, il doppio impegno campionato Champions è difficile, dispendioso, richiede molte energie fisiche e mentali, c'è bisogno sicuramente di una squadra lunga con tanti giocatori. Io ho già fatto la Champions l'anno scorso con Sassari, è sicuramente una competizione molto, molto valida. Gli anni precedenti ho fatto l'Eurocup anche con Roma, quindi ormai sono diversi anni che sono una squadra che fa la doppia competizione, so che non è facile, so che c'è bisogno di tutti, tutti devono dare il contributo perché appunto le energie che si andranno a spendere saranno molte. Io sono pronto ovviamente a dare il mio contributo il massimo possibile per riuscire a fare una stagione soddisfacente sia a livello di squadra anche personale ovviamente. Beh, Nicola lo conosco bene, abbiamo fatto i suoi 3 anni di Roma, sono coincisi con i miei 3 anni, ci conosciamo bene, i 3 anni di Roma sono stati sicuramente molto molto positivi e nulla, già non è la prima volta che mi chiama per venire qui e quest'anno è stato l'anno buono. L'avversario, venire a giocare a Avellino è sempre stato molto complicato, il fattore pubblico, tifosi ha sempre inciso molto nelle partite, qui c'è un pubblico caldo, è difficile giocare in questa atmosfera, mi auguro che ci sia questa atmosfera ogni partita, bisogna essere anche noi bravi a crearla, a far sì che il pubblico si affezioni a noi e che ci inciti in tutte le partite. È molto importante per noi, il pubblico può essere veramente, sembra una frase fatta, ma il sesto uomo in campo